One Piece capitolo 1108. Sono sincero, non mi aspettavo un finale del genere. Questo qua è il capitolo di mezzo, quelli di transizione, dove sì, c'è bella roba, però una cosa del genere Oda se la riserva per i capitoli pre-pausa, così nel finale ci sgancia la bomba e letteralmente noi abbiamo 2 settimane per andare in hype per parlarne. E invece l'ha fatto adesso. E l'ha fatto anche con una struttura narrativa molto molto interessante. Immaginatevi proprio la verticalità come se fosse un tubo che però poi nel finale prende 2 strade. E le 2 strade sono proprio questa splash page divisa in 2 parti, dove da una parte abbiamo il Luffy gigante che combatte, quindi tutto il concetto di battleboarding e di che cosa succederà sul campo di battaglia, e dall'altra parte abbiamo questo discorso della morte, della pseudomorte di Vegapunk. E soprattutto del messaggio che lui lancerà al mondo. E qua ha fatto una bellissima giocata. Qual è la direzione che deve prendere il prossimo capitolo? Deve succedere un qualcosa che sconvolgerà sì il mondo di One Piece, ma anche noi lettori, perché non può essere un qualcosa che noi già conosciamo o che era largamente previsto. Perché se no non crei tutto questo tipo di hype. Se sconvolge il mondo dei One Piece, deve sconvolgere anche noi lettori. E per farlo deve andare a distruggere, secondo me, delle convinzioni. Qualsiasi esse siano, devono essere completamente distrutte. Ci deve dire: ok, da oggi One Piece è un'altra storia. Perché se si cade poi nella, diciamo, super banalità della cosa, allora non è più una sorpresa, perché poi uno potrebbe dire: ah, siamo stati tutti bravissimi. No, il gioco è distruggi ogni convinzione possibile, sia nostra che del mondo di One Piece. E parlando della Color Spread, che male non fa ovviamente, questa è per la novel che uscirà, se non sbaglio, a marzo ed è intitolata Eroine Colorful. Allora, parlerà di tutte queste belle signorine che vedete appunto nella Color Spread e si racconteranno delle storie mai lette che sono avvenute durante la narrazione di One Piece. Io avevo un po' paura che si andassero a raccontare delle backstories, delle cose successe prima, ed ero un po' preoccupato per il concetto, soprattutto di Nami. Ma a quanto pare non è così, e tutto quello che abbiamo detto su Nami può andare avanti, spero. Il capitolo inizia con un prevedibilissimo Caribou capelli bagnati. Io questo soprannome non me lo ricordavo, sono sincero. Che ovviamente dice: io ho delle informazioni, e nella sua mente dice: io ho le informazioni su Poseidon e su Pluton che voglio dare a Teach. Se voi non mi portate con voi, Teach si arrabbierebbe, quindi fidatevi che le mie informazioni sono validissime. Giustamente, un pirata in un'isola governativa non è che Van Ogger e Catherine Devon si fidano così tanto, e infatti non vediamo che cosa succede. Allora, l'opzione è giustamente se lo portano dietro. Poi magari succederà qualcosa nel percorso di Caribou che non arriverà a Teach, non possiamo saperlo. Poi magari lo lasciano lì. Chi lo sa? Chi lo sa? È tutto plausibile. Ovviamente la cosa che già si parlava da scorsa settimana è che giustamente lui, sapendo di queste notizie qua, di queste informazioni qua, va da Teach, gliele dice, poi Teach vedrà cosa fare. Anche perché io sono dubbioso sul fatto che Teach, una volta scoperte queste cose, si fiondi a Fishman Island e si fiondi a Wano. Perché questo? Non ti sta dicendo c'è un frutto del diavolo importante in quell'isola, ti sta dicendo ci sono delle armi ancestrali. Poi, per quanto tu possa avere il potere del teletrasporto, tu comunque devi andare a Wano, andare sotto nei sotterranei, distruggere, aprire Wano, quindi dichiarargli guerra, fare un casino e riuscire a capire di portarti via una Pluton che non sai minimamente che cos'è, e soprattutto non sai neanche se la puoi attivare tu. Quindi questa cosa sarebbe un po' rischiosa, come anche attaccare l'isola di uomini pesce attaccata letteralmente a Marijoa, e ti devi andare a prendere una principessa sirena che potrebbe dire: no, io non ti do il mio potere, non ti do l'aiuto che tu cerchi, e quindi buonanotte. Quindi facciamo attenzione, anche se comunque sarebbe bello, diciamo, succoso, non un attacco a queste isole, ci mancherebbe altro. Ritornando sul campo di battaglia, piano piano ci vengono presentati gli altri viceammiragli di cui ancora non conoscevamo i nomi, o ci vengono ripresentati, ad esempio Red King era già stato presentato la scorsa settimana, e poi ci viene anche detto che
È inutile sparare ai PX perché questi hanno i Bubble Shield che letteralmente respingono le cannonate, te le rimandano indietro, quindi diventa addirittura controproducente andargli contro in quel modo. E infatti si iniziano a muovere proprio i 9 viceammiragli e vediamo un Doberman che a me sembra quello più pericoloso, più intelligente, poi magari è una cavolata, è un mio pensiero, che dice: non ha senso attaccare, appunto, perché tanto conviene andarci a prendere Bonnie che è a capo della linea di comando. Facciamo prima prenderci lei, così poi i PX ce li possiamo riportare dalla nostra. Il viceammiraglio più vicino al gruppo di Bonnie è Tosa, che li rincorre e li sta per attaccare con un attacco tutto con le mani acchizzate, la morsa, che però diciamo non c'è necessità di difesa da parte di Frankie, perché arrivano Dory e Brogy e con un attacco normalissimo lo piantano nel terreno letteralmente. E qua Oda vuole dirci una cosa. Vuole dirci: guardate quanto Dory e Brogy siano enormemente più forti di un viceammiraglio. Viceammiragli che però non sono scarsi, perché comunque utilizzano l'haki e non possiamo neanche pensare che dei viceammiragli siano delle pippe assurde, ovviamente. Bello e interessante il siparietto tra Dory e Brogy e Franky. Perché loro dicono: noi ci siamo informati su tutti i compagni di Cappello di Paglia tramite le taglie, però a voi non vi riconosciamo. E uno potrebbe subito dire: ma aspetta, c'è Franky, perché non lo riconosce? Perché Franky non c'è più nella taglia, ma c'è la Sanni. E questo è un dettaglio, secondo me, molto molto alla Sanji. Vi ricordate Sanji che non c'era nella taglia? Ecco, sembra molto molto alla Sanji. Non so se sia una gag o se sia voluta questa cosa. Attendiamo riscontri su Franky. I due giganti spiegano che vogliono salvare Luffy e la sua ciurma e portarli in salvo. Allora c'è Bonnie che dice: Vegapunk, Sanji e Luffy sono ancora sul campo di battaglia, lì in mezzo, andate ad aiutarli per favore. Allora gli dicono: sì, va bene, li aiutiamo, però prima parlano di Vegapunk e dicono: ah, è quella persona di cui ci ha parlato lo studioso. Allora, adesso prendiamo la parte dello studioso, ma prima c'è una frase molto molto strana che secondo me ha qualche problema di traduzione, sono sincero, perché se no non riesco a capirne il collegamento e anche in live siamo stati molto molto confusi da questa cosa, perché loro dicono: è un nome che non sentiamo da tanto tempo, ma se questo studioso vi ha parlato di Vegapunk, questo studioso è letteralmente Sauro. Ma voi Sauro l'avete visto qualche giorno fa, perché voi ad Elbaf non ci tornate da almeno 100 anni e Sauro è lì dai tempi di Oara, cioè di fine Oara praticamente. Quando l'avete incontrato Sauro? Da tanto tempo che non sentite il nome di Vegapunk? È una cosa un po' strana. E poi se Sauro lo conoscete da tanto tempo, perché non vi parla di Vegapunk da tanto tempo, lo chiamate lo studioso, perché non chiamarlo col suo nome? Io spero e penso che ci sia una traduzione diversa che ci possa chiarire le cose. Ovviamente il fatto che io dica che sia Sauro lo sto usando come soluzione logica. Questi mi arrivano ad Elbaf, conoscono uno che legge dei libri, i giganti non sono delle cime, i pirati giganti hanno dimostrato di non essere dei grandi acculturati, quindi basta che qualcuno legga dei libri, per loro è uno studioso, e mi riserverei tutti i ragionamenti per qualcosa di postumo, per capire poi davvero Sauro che cosa sta facendo, se può essere l'uomo della cicatrice di fuoco, ma vorrebbe dire che uno che tecnicamente dovrebbe essere morto se ne va in giro con una nave nera a creare mulinelli, a quanto si dice, a prendersi un po' a Negriff da Fishman Island, a riportarli indietro, andava a Little Garden a parlare con Dory e Brogy. Un casino, quindi attendiamo questo. Siamo adesso nel fulcro del campo di battaglia, dove ci sono Luffy e Sanji, un Vegapunk lì ferito per terra, e tra l'altro gli dicono: dai, andiamo via, cioè scappiamo. E Vegapunk dice: no, io non voglio più fuggire, anche se ve l'avevo detto io di portarmi via, ma c'è qualcosa che io devo proteggere. Io adesso devo capire che cos'è che voglia proteggere in quelle condizioni lì, ma va bene. Che cosa gli dice poi a Luffy? Io non volevo dire questa cosa del comando dei pacifista a Bonnie perché l'avrei messa in pericolo, e infatti ti chiedo di proteggerla nel caso se la dovessero prendere con lei. E qua si riapre di nuovo. Quindi Bonnie andrà in ciurma da Luffy? Può essere come non può essere, secondo me le opzioni sono due, sì o no,
E dipende poi Oda che cosa sceglierà. Si farà tutto il percorso con la ciurma? Potrebbe essere. Invece sarà un percorso temporaneo e poi si sposta da rivoluzionario portandosi dietro i PX. Può essere sempre questa come opzione. Protetta se protetta, dai. Cioè, no, con Dragon non lo so, ma protetta se protetta. Sul campo di battaglia ci torna Saturn. Un Saturn con una forma un po' diversa, una forma bruttissima, con degli occhi bruttissimi. Cioè, io non so, sembra allucinato, ma questo ci fa capire che prima stava utilizzando una forma ibrida e adesso sta utilizzando la forma completa. E questo ci può dare, non dico la certezza, ma quasi che si tratti di un frutto del diavolo. Poi certo, non voglio eliminare altre opzioni del demone, tutto quello che volete. Però comunque questo stacco da forma ibrida a forma completa sembrerebbe proprio frutto di un frutto, almeno dovrebbe essere così. Però infatti è molto interessante l'osservazione che fa Sanji sia sugli occhi, ma anche sul fatto dell'ancora minore umanità in Saturn, ed è un qualcosa che comunque può riprendere quella concezione della volontà degli Zoan, che una volta risvegliati, magari entrati in forma completa, vanno a sovrastare o comunque a influenzare tantissimo la volontà del possessore. E questo può essere un dettaglio non da poco, come anche il dettaglio in cui Sanji dice: tu sei letteralmente coperto di veleno, perché vediamo come scioglie un albero o comunque un pezzo di struttura. Intanto Saturn li attacca con i suoi tentacoli, i suoi zamponi velenosi. Luffy li schiva tranquillamente divertendosi e invece Sanji riesce a correre via, a prendere Vegapunk e scappare un po' più lontano. Però viene intercettato da Kizaru che lo calcia. Vegapunk rimane senza difese e infatti Kizaru lo trafigge con il suo laser. E qua, quando sembra che lo stesso Kizaru voglia di nuovo spostarsi per dare un colpo di grazia, ecco che vediamo che c'è un Luffy in versione gigante che afferra proprio l'ammiraglio, lo stritola, lo strizza come se fosse un tubetto di maionese quasi finito da cui far uscire quel goccetto finale, tra l'altro lo stesso Kizaru sanguina, e tiene anche la testona di Saturn, gliela tiene ferma e gli dice: voi da qua non vi muovete. E ragazzi, questa scena di Luffy è mostruosa, ma è mostruosa perché a me di nuovo Luffy mi fa paura. A me Luffy mi inquieta, mi dà quella sensazione strana, come se in questa versione non sia davvero in una versione felice. È vero, è arrabbiato, ok, perché quello che Kizaru ha fatto a Vegapunk fa arrabbiare, però non è da Luffy. E questa sensazione io l'avevo già percepita contro Kaido quando Luffy divenne gigante. E questa cosa davvero non me la riesco a togliere, me l'avevo dimenticata e questo capitolo me l'ha fatta ritornare quella sensazione. E tra l'altro, io vi do un dettaglio, poi magari ne parliamo in un videetto più piccolo. Ma tutto diventa più grande, l'unica cosa che non cambia è il cappello. A me sta cosa puzza. A me sta cosa puzza parecchio e potrei avere una piccola idea. Magari una cavolata gigantesca, magari una suggestione molto interessante. Sta di fatto che tutto cambia, ma il cappello non cambia. E che Luffy a me qua fa paura, perché sembra che stia godendo dallo strizzare e far sanguinare lo stesso Kizaru. E se avete notato, la prima volta che Luffy afferra Kizaru quando stava per colpire, se non sbaglio, sempre Vegapunk, non lo stritola così tanto, non lo stritola così tanto, non gli fa così male. Quindi c'è qualcosa di diverso nel suo atteggiamento. Uno potrebbe dire: vabbè, dai, perché è arrabbiato. Non è da Luffy. Luffy dice a Sanji di fuggire, fuggono, si prende Vegapunk e quindi Sanji si allontana dal campo di battaglia. E qua apriamo il ragionamento, perché adesso c'è solo Luffy con Kizaru e Saturn, un Luffy che sembra tenergli tranquillamente testa. Sanji è andato via, gli altri non li abbiamo visti, ma comunque sappiamo che Zoro sta tergiversando in qualche modo, per qualche motivo, e Jinbe lo sta raggiungendo, gli altri sono occupati con la fuga. E quindi sul campo di battaglia stanno per andare soltanto chi? Dori e Brogi. E quindi ci ritroveremo con un Luffy che adesso sembra completamente in vantaggio, più Dori e Brogi contro Kizaru e Saturn. Vediamo dell'equilibrio in questa situazione? La risposta è no. E uno potrebbe dire: sì, ma ci saranno anche i viceammiragli a fare da supporto. E no, perché è qua che arriva l'inghippo. Bonnie dove sta andando? Sulla costa, sulle navi, con chi? Ovviamente con Bonnie. Quindi
Qual è l'obiettivo dei viceammiragli? Proprio Bonnie. E quindi i viceammiragli si dirigeranno proprio verso Bonnie. Jinbe starà con il buon Lucci, parleranno degli affari loro. Zoro e Sanji, una volta lasciato Vegapunk nelle mani, si spera, di Chopper, andranno a dare manforte a chi? Proprio a Bonnie. Ok, contro i viceammiragli, più ovviamente gli altri giganti. E il quadro dei combattimenti si dovrebbe chiudere così. E quindi, se siamo in una condizione di estremo vantaggio, chi è che deve arrivare a scombinare tutto? Io lo lascio dire a voi. Poi se ancora questa soluzione non vi sembra logica per questo personaggio, se vogliamo chiamarlo così, che non sta dalla parte di Luffy, non lo so che cosa sia logico. Arriviamo al momento più importante del capitolo, del prossimo capitolo e probabilmente dell'intera saga e del mondo di One Piece a questo punto, e che potrebbe essere letteralmente l'incidente di Egghead. Che cosa succede? Sanji ha in braccio Vegapunk, a un certo punto dice: sei morto? Perché stai ridendo? Perché sorridi? E a un certo punto vediamo l'encefalogramma, che dovrebbe chiamarsi così, non mi ricordo, che sembra quasi che segnare il battito del cuore, che si ferma e si attiva uno schermo e c'è Vegapunk che dice: mondo, mondo, mi sentite? Sono Vegapunk, l'umile, geniale scienziato, pensa se non eri umile, ho una cosa da dirvi che stravolgerà il mondo di One Piece. E questa cosa, che cos'è? Io lo so che voi vi state chiedendo, alcuni di voi, perché non parla se Vegapunk è morto o meno? Ce lo teniamo per il video di lunedì, perché ci sono dei dettagli che ho notato in live che sono molto interessanti, l'ho notati anche post live facendo la seconda rilettura per scrivere il testo del video, e ci sono delle cose molto molto interessanti da dire, e poi ce n'è una che potrebbe smentire tutto il ragionamento, ma va bene. Entriamo in che cosa potrebbe dire Vegapunk. Partiamo dal concetto che un video preregistrato che si attiverà all'avvenire di una certa condizione legata alla vita di Vegapunk, ovviamente, e questa cosa ci potrebbe aiutare a dire che lui non parlerà di Nika. Ma perché questo? Perché lui stesso, Vegapunk, dice a Bonnie che finché non ha visto Luffy lì a The Gate in versione Nika, lui non aveva mai avuto la conferma, e quindi da lì che ha creduto nell'esistenza di Nika. Certo, lui sapeva tramite storie, sapeva tramite lo stesso Kuma, ma non l'aveva mai visto. Quindi perché preregistrare un video rivelazione di un qualcosa che potrebbe essere sbagliato, perché lui ancora non ne aveva la certezza? Questo è importante. Poi certo, potrebbe averlo preregistrato nel mini time skip notturno che Oda non ci ha fatto vedere. Però cosa fai? Durante tutto questo casino ti metti a girare un video? Sì, potresti farlo, ma a me sembrava che Vegapunk era parecchio occupato in altre situazioni. Quindi questa opzione si potrebbe per adesso mettere in stand-by. Bisogna capire quando ha preregistrato il video. Anche perché, se lo ha fatto è perché sapeva che poteva rischiare qualcosa, e lo stesso Shaka, quando telefona a Dragon dicendo un genio come me sa che è arrivata la sua ora, sa quando arriva la sua ora sto per morire, e quindi magari era un qualcosa che è avvenuto prima o poco prima dell'arrivo di Mugiwara. Quindi vorrà dirgli di Imu? Perché dire di Imu? Sì, ci può stare, ma con quale certezza sappiamo che Vegapunk sa di Imu? Cioè, comunque è un segreto, non dovrebbe saperlo mezzo mondo. Certo, Vegapunk non è il primo arrivato, però non mi convince neanche questa strada. Se noi prendiamo però tutte le correlazioni che ci sono con la saga di Ohara, perché letteralmente sono uguali, e ne parleremo nel video di lunedì tra l'altro, perché saranno molto utili, allora chissà se non dirà il nome dell'antico regno. Quello potrebbe essere quello che non ha riuscito a fare Clover. Ma adesso lo potrebbe fare lo stesso Vegapunk, e un incidente è perfetto. Io dico il nome dell'antico regno e questa cosa potrebbe, non so per quale motivo, dire un nome potrebbe cambiare le sorti delle coscienze delle persone e anche le nostre. Staremo a vedere. Anche perché io non è che mi aspetto un monologo di 80 pagine dove spiega filo per segno tutto quello che è successo, perché sennò possiamo chiudere One Piece. Deve darci qualche info clamorosa,
ma pur sempre qualche info che magari dobbiamo interpretare noi, perché no? O magari in piccola parte sarà verità e in piccola parte rimarrà nascosta, o quelle verità che però devi riuscire a interpretare del tipo, facciamo un esempio, il governo è cattivo, il governo vi manipola, il governo non fa il bene del popolo, però non ti sta dicendo come ci è arrivata questa condizione, no? Magari lo scopriremo tramite un'altra via. Quindi sarà, secondo me, un qualcosa di importantissimo, ma allo stesso tempo un qualcosa che rimarrà un po' celato e cose esterne, magari lo stesso robottone, chi lo sa, potrebbero aiutarci a collegare. Classica cosa la Oda, ci dice tutto, il One Piece esiste, sì, grazie, ma che cos'è? Lo scopriremo più avanti. Stessa cosa potrebbe succedere adesso con Vegapunk. Direi che il video finisce qui. Attenzione, noi ci vediamo tutti i giorni nei video. Farò domenica un piccolo video su Luffy. Poi farò lunedì il video grosso sul concetto di Ohara che si avvicina al dettaglio che ho notato nel capitolo. Poi mercoledì facciamo proprio un bel gioco di schieramento del campo di battaglia per capire che cosa potrebbe succedere. Intanto fatemi sapere che cosa ne pensate, ditemi tutto quello che dovete dirmi su questo capitolo e ci vediamo nei prossimi video.